Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Bella partita, bella, bella, bella partita, grande, grande Lazio, onore a Sarri, grande Lazio. Quando gioca così la Lazio è veramente una bella squadra. E soprattutto quando c'è un certo Luis Alberto. Quando è in forma Luis Alberto, questo è un grandissimo giocatore. L'ho sempre detto, mi è sempre piaciuto e l'avrei voluto tanto quest'anno alla Juventus. Veramente, un giocatore che ti sa dare la palla in profondità, che ti fa salire la squadra, che ti dà sicurezza, che ti fa veramente respirare, che ti dà veramente qualcosa, qualcosa in più. Scusate. E quindi la Lazio meritatamente, ci saranno anche delle polemiche sul secondo gol della Lazio annullato, un fuorigioco, non si è capito bene, comunque non poco importa perché la Lazio ha vinto ugualmente e quindi porta a casa questi 3 punti meritatissimi. Per quanto riguarda anche Felipe Anderson, secondo me ha fatto una grande partita. Per quanto riguarda invece il Napoli, l'assenza del, secondo me, di Kim è tanta roba, anche questa. Almeno per quello che si è visto in campo oggi. Ripeto, tutti, un po' tutti, gli addetti ai lavori, hanno sempre detto che il Napoli quest'anno, se c'è un punto, diciamo, di incognita, un punto, diciamo, dove uno può riflettere e pensare se si è indeboliti o meno, è l'allenatore. Non l'avrei mai preso Luis Garcia al posto di Spalletti. C'è tanta differenza tra loro due, tanta, tantissima. Non è stato un passo in avanti il cambio dell'allenatore. Poi ora domani, fra 9 mesi, vinceranno lo scudetto e tutto sarà ribaltato. Però io non l'avrei mai preso Rudy Garcia. Non mi è mai piaciuto, non lo ritengo un grande allenatore. E quindi il Napoli, confusionario, Osimhen non è stato servito bene. C'è poco da dire. La Lazio è riuscita ad imbrigliare i giocatori del Napoli, quindi ha fatto solo una partita. Ripeto, per l'amor del cielo, siamo ancora agli inizi. Il Napoli però ha tantissimi, diciamo, può migliorare tranquillamente, però l'assenza di Kim. L'assenza di Kim si fa sentire. L'anno scorso anche con la Lazio hanno perso. Attenzione, non è che stiamo, diciamo, stiamo qualcosa di miracoloso, qualcosa che non è mai accaduto. Anche lo scorso anno la Lazio ha perso. Quindi magari con la Lazio hanno, diciamo, un po' come si suol dire, tra virgolette, un po' di sfortuna. Però, sai, Spalletti, Spalletti, Kim e Kim, Kvaratskhelia non è oggi, è partito forte, è partito, però poi si è un pochino perso perché anche la Lazio è riuscita a prendere le misure e ripeto, oggi Luis Alberto è stato sontuoso, meraviglioso ragazzi, giocatore che quando è in forma, veramente peccato, non so quanti ne ha, 30, 31, ma veramente un grandissimo giocatore, ti fa innamorare. Il gioco del calcio è questo. Quando tu c'hai un giocatore così che ti ragiona, la squadra ne beneficia tutta. Tutta la squadra ne beneficia. Accendo in difesa, accendo in attacco, perché veramente dai la palla a lui e lui sa quello che deve fare. Grande giocatore. Passa la Lazio al Maradona Stadium e Sarri, sono contento per Sarri perché Sarri io lo reputo un grandissimo allenatore, con grandissime idee, anche lui ha i suoi difetti, per l'amor del cielo, però secondo me Sarri è uno dei grandi allenatori del pianeta calcio. Quindi vince la Lazio meritatamente,
Ripeto, le polemiche, ragazzi, non mi interessano, non me ne frega niente. Ci saranno, non mi interessa un cazzo, io vedo. Ci sono sempre state, ci sono e ci saranno sempre le polemiche. Tutto lì. Ripeto e ribadisco ancora nuovamente quello che ho detto ieri con il Milan, bisogna inserire il tempo effettivo, perché senza tempo effettivo ci saranno sempre squadre che giocano di più e squadre che giocano di meno. Mettete il tempo effettivo. Comunque, Lazio vince immediatamente, ma se ci incazzate fino alla fine Allegri 8.